Bentrovati, tra breve nel nostro TG ci occuperemo di politica. Si voterà per le regionali il 12 ottobre, lo ha reso noto il presidente facente funzione della regione Calabria, Antonella Stasi. Ci sono delle reazioni, tra cui quella di Ernesto Magorno. Intanto per domani è atteso nella nostra regione il premier Renzi. Ancora ci occuperemo, torneremo a parlare dei furti ripetuti nella Presila. Oggi i sindaci di Casole 30 sono stati sentiti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Cosenza. Dall'incontro è emerso che saranno potenziati i controlli sul territorio. E poi il caso del carcere di Rossano: il ministro della Giustizia Orlando ha inviato un'ispezione mirata. Vi spiegheremo perché, come ogni giorno in questa estate, tante le iniziative in Calabria, quindi un'ampia pagina dedicata allo spettacolo. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. Il presidente facente funzione della Regione Calabria, Antonella Stasi, lo ha annunciato stamattina ai giornalisti. I calabresi voteranno il 12 ottobre per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale. Domani Renzi in Calabria, PD nella bufera. Più controlli nei comuni di Casole 30, nella Presila Cosentina, è quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che stamattina ha accolto le richieste dei sindaci. Il territorio potrebbe presto dotarsi delle telecamere per la videosorveglianza. Ispezione mirata disposta dal ministro della Giustizia Andrea Orlando nel carcere di Rossano dopo la visita e la denuncia di condizioni di detenzione inumane da parte della parlamentare Enza Bruno Bossio. No comment dell'istituto penitenziario. Il famoso politologo ha incontrato il sindaco della città dei Bruzzi. Cosenza cercherà il tesoro di Alarico e la tomba del re dei Goti, avvalendosi di moderne tecnologie militari. Temono di perdere il posto di lavoro, alcune lettere di licenziamento sono già arrivate, così oggi i lavoratori della casa di cura di Ionadi nel Vibonese sono saliti sul tetto della struttura. Prima edizione del premio nazionale Castello d'Oro a Belvedere Marittimo, riconoscimento alla carriera per Maria Grazia Cucinotta, affascinante madrina della serata. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. La politica in primo piano, la notizia resa nota dal presidente facente funzione della regione Calabria, Antonella Stasi, in una conferenza stampa a Catanzaro. Nella nostra regione si voterà il 12 ottobre per l'elezione del governatore e del consiglio regionale. La data proposta potrebbe però slittare per le primarie. Domani intanto è attesa la visita del premier di Matteo Renzi. Troverà un partito diviso. I nostri servizi. Estate al cardiopalmo per la politica calabrese, la sorpresa alla vigilia di Ferragosto, quasi ad avvertire che quest'anno non si chiude per ferie. D'altronde la richiesta era pressante, le voci insistenti su un possibile rinvio del voto per le regionali in primavera. Così il presidente facente funzione della regione Calabria ha spiazzato tutti ed annunciato che i calabresi torneranno alle urne il prossimo 12 ottobre per il rinnovo del consiglio regionale e per l'elezione del governatore. Presto, molto presto, con i partiti colti alla sprovvista, diciamolo, impreparati. La data, secondo quanto si è appreso, potrebbe slittare per lo svolgimento delle primarie istituzionali, ma la volontà è quella di non andare oltre il 16 novembre. In mancanza di interlocuzioni con il governo circa un possibile Election Day, ha detto la Stasi, il 25 o il 26 agosto sarà firmato il decreto che fissa al 12 ottobre la data per le elezioni regionali in Calabria. Da tempo è stata inviata, precisa inoltre, una lettera ai ministri Alfano e Lanzetta per sapere se sarà fissata una tornata unica in autunno, ma non abbiamo avuto risposta. L'esecutivo, dunque, fa sapere ancora il presidente facente funzione, ha deciso in piena condivisione di fissare una data perché siamo convinti che alla Calabria serva andare al voto al più presto per ridare voce agli elettori e dare più forza ad una terra che in questo momento rischia di essere troppo distante rispetto alle decisioni del governo nazionale. Le reazioni non si sono fatte attendere.
è una notizia che aspettavamo da tempo, afferma il segretario regionale del PD Ernesto Magorno, che aggiunge: speriamo non sia l'ennesimo scherzo, l'ennesima bufala come quelle a cui ci ha abituato questa giunta regionale. Noi democratici, comunque, conclude Magorno, siamo pronti a mettere in campo idee, energie nuove, progetti per il futuro della Calabria. Da oggi dunque la partita è ufficialmente aperta, il tempo stringe, saranno giorni di estenuanti trattative all'interno delle segreterie dei partiti. In Calabria si voterà il 12 ottobre. Con un annuncio a sorpresa alla stampa, la presidente facente funzioni Antonella Stasi ha stabilito la data per il rinnovo del Consiglio regionale. Tempi stretti, strettissimi per primarie e campagna elettorale. Annuncio arrivato alla vigilia della visita del premier Matteo Renzi, una visita che si profila carica di tensioni. Il presidente del Consiglio è atteso domani a Gioia Tauro, dove la situazione è incandescente, come sottolinea una durissima nota della CGIL. Ci sono stati 13 licenziamenti. Dopo le belle parole, la grande enfasi sull'importanza strategica del porto all'indomani della spettacolare operazione di trasbordo delle sostanze chimiche siriane, nello scalo è calato il sipario, con i problemi vecchi e nuovi, emblema di una situazione occupazionale ed economica devastante in questa regione. La CGIL chiede al Premier un impegno concreto per la Calabria, visto che ad oggi ci sono state solo promesse. La famosa cabina di regia, annunciata dal Presidente del Consiglio come segno di attenzione per questa regione, non è affatto partita. Ma non sono solo le problematiche del lavoro, l'ostilità ormai palese della CGIL nei confronti del governo a turbare la visita di Renzi. E già, perché qui ad attenderlo c'è un partito, il PD, di cui è segretario nazionale, profondamente diviso, lacerato. Il congresso e il ritorno ad una gestione ordinaria dopo anni di commissariamento, beh, sono stati solo un atto formale. Rovente in questi giorni, in queste ore, il clima nel Partito Democratico, soprattutto cosentino. Ufficialmente l'oggetto del contendere è l'apertura di nuovi circoli, San Lorenzo del Vallo, Rossano, Castrovillari, appoggiata dal segretario regionale Magorno, ma fortemente avversata dal segretario provinciale Luigi Guglielmelli, arrivato a chiedere persino le dimissioni di Magorno, lesa maestà, travalicazione delle competenze. I circoli, a parere di Guglielmelli, ricadono nella sfera del segretario provinciale, tesi pesantemente confutata dall'area renziana che parla di gestione privatistica di Guglielmelli. Magorno che ribadisce: bisogna radicare il partito, aprirsi alla società, ragionare in termini inclusivi, superare gli avvitamenti burocratici. Uno scontro senza esclusione di colpi che nasconde, dicono gli osservatori più attenti, la vera battaglia, quella per la candidatura a presidente della regione. La contrapposizione in atto infatti restituisce plasticamente quella tra i due candidati alle primarie del PD, Mario Oliverio, a cui fa capo Guglielmelli e tutta l'area coperdiana, e Gianluca Callipo, espressione dei renziani, che ha ricevuto un chiaro endorsement dalla vice segretaria nazionale Deborah Serracchiani, endorsement che ha sollevato una ridda di feroci polemiche. Insomma, il partito continua ad essere dilaniato da una faida interna che rischia di avere ripercussioni anche sulla campagna elettorale. Che dirà Renzi? Cambiamo argomento, Trenta e Casole Bruzio, nella Presila Cosentina potrebbero essere dotate di telecamere di videosorveglianza. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto di Cosenza, il dottor Gianfranco Tomao, ha accolto le richieste dei sindaci dei due centri della Presila ricevuti in prefettura dopo la preoccupante escalation di furti. Isabella Roccamo. La convocazione del prefetto di Cosenza Tomao è arrivata subito dopo l'ennesima tentata rapina in villa. I sindaci di Trenta e Casole Bruzio questa mattina sono stati ascoltati dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Hanno chiesto il controllo delle vie d'accesso dei centri della Presila Cosentina attraverso un sistema di videosorveglianza, richiesta accolta adesso al vaglio del Comitato. Massima attenzione dunque da parte delle forze dell'ordine verso questa parte del territorio dove si
si registra una preoccupante escalation di furti e rapine. La cosa che ci preoccupa è la frequenza di tali episodi delittuosi, che hanno una cadenza di quasi una al giorno, così come la spregiudicatezza di queste persone che non lesinano di entrare in appartamento e in villa anche in presenza di degli abitanti. Quindi è un fenomeno che ci preoccupa alquanto. I cittadini hanno paura, i colpi avvengono anche in pieno giorno. Siamo comuni molto esposti in quanto ci sono diverse vie di fuga e quindi sono facilmente attaccabili da queste persone. E dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza arriva una prima importante risposta. Disposto infatti il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, attività che saranno effettuate anche da agenti in borghese. Ispezione mirata disposta dal Ministro della Giustizia Orlando nel carcere di Rossano in provincia di Cosenza a sollevare il caso. Nei giorni scorsi è stata la deputata del Partito Democratico Enza Bruno Bossio. Ma che cosa è accaduto? Scopriamolo in questo servizio. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha disposto un'ispezione nel carcere di Rossano in provincia di Cosenza a sollevare il caso. È stata nei giorni scorsi la deputata del Partito Democratico Enza Bruno Bossio, che aveva fatto un blitz, una vista a sorpresa nella casa circondariale della città bizantina. Lo aveva fatto anche a Cosenza senza trovare ostacoli. A Rossano le cose sono andate diversamente, tanto che la parlamentare ha inviato una denuncia scritta al garante dei detenuti del Lazio per denunciare i tentativi del personale in servizio nella struttura di impedirle di entrare nell'istituto di pena e di visitare le sezioni del carcere. Enza Bruno Bossio non si è fatta intimorire ed ha portato a termine la sua missione, poi dalle parole è passata ai fatti e un articolato documento ha denunciato le condizioni di detenzione definite inumane e degradanti riscontrate personalmente all'interno del penitenziario. Ho potuto visitare, dice, il reparto di isolamento posto al piano terra della struttura penitenziaria, che attualmente, a fronte di una capienza regolamentare di 215 posti, ospita 258 detenuti, tantissimi dei quali appartenenti al circuito differenziato dell'alta sicurezza. Ho trovato detenuti sostanzialmente nudi, soltanto con gli slip, in una delle celle in cui non c'era neanche il letto, quindi seduti per terra, in mezzo ai loro escrementi, al vomito e dai piatti sporchi. Si tratta della stessa struttura in cui nei giorni scorsi è stato scoperto un tentativo di evasione che non è stato portato a termine grazie all'intervento preventivo della polizia penitenziaria. Il ministro ha deciso di intervenire e capire cosa realmente accada all'interno del carcere. Spetterà allo stesso Orlando decidere le misure da adottare dopo gli esiti dell'ispezione in corso in questi giorni. A Cosenza adesso, perché si cercherà di nuovo il tesoro di Alarico, lo stratega militare Edward Lutwak in visita a Palazzo dei Bruzzi propone l'uso di nuove tecnologie per scoprire la tomba del re dei Goti. Vediamo. Edward Lutwak, politologo e saggista romeno naturalizzato statunitense, ha fatto visita al sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. L'incontro è stato di quelli importanti perché si è deciso che si cercherà di nuovo il tesoro di Alarico e lo si farà con tecnologie militari. Lutwak è convinto che il racconto della sepoltura di Alarico nel fiume Busento sia più di una leggenda. Il testo di Giordanes, che dice specificamente che Alarico è stato seppellito nel Busento a Cosenza, è il testo di un autore, Giordanes, che è molto affidabile. Tutte le altre cose che lui scrive sono giuste. Il tesoro stesso, oro e argento, non è recuperabile con metodologie magnetiche, ma seppellito con le armi che sono di ferro, che sono recuperabili. E c'è di più, se si trovasse oltre ad armi e tesoro anche la mitica menorah, oggetto di culto multireligioso scomparso da Roma, la scoperta sarebbe davvero epocale. Se dentro la tomba si trova la famosa menorah, la famosa candelabra che era raffigurata sull'arco di Tito, la cosa diventa a livello planetario. Però anche se si trova il tesoro di Alarico e non c'è neanche una scultura importante, non c'è la menorah, ci sono solo le monete contemporanee e degli oggetti contemporanei, comunque sarebbe la più grande
ritrovamento di tutta la storia romana. Mario Occhiuto ha puntato fin dall'inizio sulla valorizzazione di Cosenza come città di Alarico. E noi su questo al primo momento abbiamo puntato, abbiamo ottenuto anche dei finanziamenti per la costruzione del museo di Alarico, che sarà un museo multimediale, un museo interattivo, un museo che appunto ha come obiettivo la riscoperta di questa immagine, diciamo, di Cosenza legata a questo tesoro. E voglio dire, così come tutto il resto, diciamo, che si può creare da un punto di vista turistico, commerciale, culturale intorno a un'ipotesi di questo tipo, sono attività sulle quali noi dal primo momento stiamo lavorando. Nei progetti del sindaco rientra anche la costituzione di un comitato scientifico che coordinerà le ricerche. La caccia al tesoro di Alarico è ufficialmente riaperta. Temono di perdere il posto di lavoro, alcune lettere di licenziamento sono già arrivate, così oggi i lavoratori della casa di cura di Ionadi nel Vibonese sono saliti sul tetto della struttura per protestare, vediamo. È una miscela esplosiva la situazione in cui si trovano a lavorare all'interno della Fondazione Onlus Lillo Mazzitelli, casa di riposo pro diversamente abili di Ionadi. Una situazione di precarietà che costringe le lavoratrici a sforzi insostenibili. Ho fatto per un anno e mezzo dalle 9 di sera alle 8 di mattina, senza una notte di riposo. Dopo un anno e mezzo, dopo un anno di lotta, diciamo, e ho avuto... Dopo tante preghiere, una notte di riposo però fatta con sacrifici degli altri colleghi di mattina, le colleghe che lavorano di mattina sostituendomi di notte, però siamo arrivati alla conclusione che proprio non ce la facciamo più. Inoltre tutto lavoriamo io dalle 9 di sera alle 8 di mattina e ho segnato, ho persino la busta paga fatta da ieri, consegnatemi da ieri, e dopo 11 ore di lavoro segnate 3 ore e 4 ore. Ma la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso facendo esplodere l'esasperazione e la rabbia che covava da tempo è la lettera di licenziamento per giustificato motivo recapitata a due di loro. Le lavoratrici allora sono salite sul tetto della struttura per manifestare in maniera eclatante la loro indignazione. Chiediamo, io sono da 6 anni che sono qua e aspetto ogni volta che cambi, però adesso non cambierà più niente, quindi... Dobbiamo fare qualcosa perché cambi veramente qualcosa. Siamo in pochi eppure con tanti problemi. Un giorno le signore che lavoravano di pomeriggio hanno scoperto che non c'era più il gas e da quel giorno non l'hanno più attaccato. Poi uno avevo cucinato col fornellone per una settimana, poi hanno portato una bombola, però non c'è l'acqua calda per gli anziani, non ci sono l'aria condizionata, perché senza gas non c'è nemmeno l'aria condizionata. Ancora per la sanità non va meglio a Caloveto, dove i dipendenti di una RSA sono disperati e chiedono chiarezza sul futuro occupazionale e il comparto della sanità privata e della sanità in genere, davvero al collasso, vediamo. Un infermiere qua, un operatore sociosanitario là, magari in un ufficio o in un ambulatorio, ma lontani dalle corsie. E gli ospedali restano senza personale. Questa volta a denunciare il caos nella sanità cosentina, in particolare negli ospedali della fascia ionica, è il consigliere regionale dell'UDC Gianluca Gallo, che critica pesantemente le decisioni del direttore generale dell'ASP Gianfranco Scarpelli. È evidente, afferma Gallo, come la scelta, peraltro apparentemente immotivata, di fare dei trasferimenti d'ufficio in piena estate, in un'area affollata da centinaia di migliaia di turisti e in cui sono rimasti a operare solo gli ospedali di Rossano e Corigliano, crei più di un disagio e molteplici disservizi, incidendo su quantità e soprattutto qualità dei servizi sanitari erogati. Gallo pretende quindi spiegazioni da Scarpelli e l'adozione di provvedimenti opportuni per evitare spostamenti astrusi con conseguente penalizzazione del diritto alla salute. Poi il consigliere regionale centrista snocciola le problematiche già segnalate, ma ancora senza soluzione. All'ospedale di Cosenza, fatto paradossale, mancano medici. All'Ungro, dove è prevista l'attivazione di una RSA medicalizzata con 38 posti letto, alla carenza di personale si aggiungono i guasti all'TAC, all'allocazione dei servizi di diabetologia, cardiologia, endocrinologia e fisiatria in una struttura provvisoria, la mancanza della strumentazione necessaria al funzionamento di urologia. Al poliambulatorio di Cassano si scontano gli eterni vuoti in organico e
all'elusione degli impegni assunti, in particolare l'istituzione di nuove unità specialistiche. A Castrovillari, ospedale di riferimento, nel reparto di ginecologia non si riesce a garantire la necessaria attività assistenziale, mentre ortopedia da settimane è in pratica inattiva a seguito del pensionamento di alcuni medici mai sostituiti, sebbene lo si sapesse da tempo. Ma quelle denunciate da Gallo sono solo alcune delle problematiche sanitarie. A Caloveto, come ci segnalano alcuni operatori sanitari, la situazione nella RSA è allucinante, si naviga a vista con lo spettro chiusura. La società che gestisce la RSA, l'Assecoop di Ancona, non più interessata alla gestione, alle prese con la cessione di un ramo d'azienda, di fatto non riesce a garantire la continuità assistenziale. Si rischia la perdita di 60 posti di lavoro. I malati affidati alla buona volontà di quei pochi operatori che continuano a prestare servizio nonostante tutto. Il magistrato Nicolà Gratteri ha presentato il suo nuovo libro Male Lingue a Montaltofugo nell'ambito degli appuntamenti culturali estivi del comune. Vediamo. È stato l'incontro con Nicola Gratteri e la presentazione del suo ultimo lavoro ad aprire ufficialmente l'estate 2014 di Montaltofugo. Un pubblico numeroso tra le suggestive mura del chiostro domenicano ha seguito con interesse e partecipazione l'intervento di ospiti illustri e del PM Gratteri, che in un breve ma articolato intervento ha spiegato il senso del suo ultimo libro. Male Lingue, questo è il titolo, è un lavoro a più mani, due tra i maggiori esperti della criminalità organizzata e due linguisti che hanno messo insieme le loro conoscenze. Le male lingue sono i codici delle vecchie e nuove mafie, sono quelle usate dall'andrangheta per comunicare tra gli affiliati, gerghi di ieri e di oggi, visto che il fenomeno mafioso in Calabria ha radici molto lontane. Dal punto di vista giudiziario noi possiamo affermare che le mafie esistono e vengono provate con l'Unità d'Italia. Noi già nel 1860, 61, 62 abbiamo le prime sentenze anche in Calabria, come nel Tribunale di Reggio Calabria, di Nicastro, attuale Lamezia Terme, di Catanzaro, di Cosenza. Già quindi a metà 800 abbiamo l'esistenza delle mafie. In Calabria ancora non esisteva il termine 'ndrangheta, si chiamava picciotteria. E all'insegna della cultura, dunque, l'estate 2014 di Montaltofugo, per tutto il mese di agosto, anche se con poche risorse, l'amministrazione comunale cercherà di intrattenere nel migliore dei modi i cittadini. Sicuramente ci saranno molte presentazioni di libri, soprattutto, e di altre rassegne anche artistiche e anche artigianali, come quella nel chiostro degli Ardorini. Ci sarà una rassegna che riguarderà gli artigiani locali, che durerà un bel po' di tempo. Per quanto riguarda gli spettacoli, abbiamo dovuto combattere con poche disponibilità economiche. Per la verità abbiamo apprezzato molto che ci siano delle associazioni musicali che hanno accolto il nostro invito a collaborare a titolo praticamente gratuito, e quindi questo ci dà la possibilità comunque di fare degli intrattenimenti sul territorio di Montalto a costo quasi zero, e sono sicuro tutto sommato che la qualità sarà anche abbastanza buona. È chiaro che praticamente chi si aspetta nomi altisonanti ci verrà deluso, perché non siamo veramente nelle condizioni di poter assicurare queste cose. A Belvedere Marittimo adesso per la prima edizione del premio Castello d'Oro, madrina della serata Maria Grazia Cucinotta. Vediamo. Un omaggio al cinema made in Calabria, un riconoscimento alle eccellenze della nostra terra. Nella splendida cornice del castello di Belvedere Marittimo, la prima edizione del premio nazionale Castello d'Oro, manifestazione patrocinata dall'amministrazione comunale e a cura del direttore artistico Francesco Chiuzzi, madrina della serata Maria Grazia Cucinotta, protagonista del film La moglie del sarto, pellicola ambientata negli anni 60, diretta dal regista Massimo Scaglione e interamente girata in Calabria. Ma io sono convinta che il cinema serva per comunicare, e per esportare il territorio, per portare turismo e allo stesso tempo porta ricchezza, perché quando giri un film comunque dai da lavoro alle persone sul posto, e allo stesso tempo comunque spendi i soldi sul posto, quindi è un business vero. Tra i premiati, oltre al regista Massimo Scaglione, anche il giornalista Sandro Donato Grosso, uno dei volti di punta di Sky Sport, il direttore di Teleuropa Net,
Network Attilio Sabato e ancora per la sezione Spot TV premiato l'attore Antonio Fulfaro, celebre per la sua partecipazione alla pellicola di Antonio Albanese Qualunque Mente. Per la sezione Arte e Moda ha consegnato un riconoscimento al maestro orafo Gerardo Sacco, mentre per la sezione Sport il premio Castello d'Oro è stato consegnato al campione del mondo di pesca sportiva Antonello Salvi. Apprezzata dal numeroso pubblico la formula della serata, un vero e proprio talk show nel corso del quale è stata ripercorsa la storia dell'antico maniero di Belvedere Marittimo. Musica, video e performance hanno animato il racconto tra verità e leggenda. Ci spostiamo a Castrovillari, dove è stato presentato il cartellone della 29ª edizione dell'Estate del Folklore nel Parco del Pollino. Vediamo. Nello splendido scenario del Castello Aragonese di Castrovillari è stato presentato il cartellone dell'evento storico del panorama folcloristico regionale, la 29ª estate internazionale del folklore del Parco del Pollino, in programma dal 16 al 20 di agosto ed organizzata dall'Associazione Culturale Gruppo Folk Città di Castrovillari con il contributo del Comune, del Parco Nazionale del Pollino, della Regione Calabria, della provincia di Cosenza e con l'apporto di numerosi sponsor privati e che nella direzione artistica di Antonio Notaro, coadiuvato dai componenti del gruppo folcloristico, trova un suo punto di forza per continuità e innovazione. Tante le difficoltà, come hai già detto tu prima, ma l'Associazione Culturale Gruppo Folclorico Città di Castrovillari ormai è abituata a questo, per cui noi abbiamo comunque voluto tenere alta la qualità della manifestazione facendo enormi sacrifici per poter offrire alla città di Castrovillari un festival sempre all'altezza della situazione. L'evento porterà in piazza diverse etnie, usi, costumi, saperi e sapori dei gruppi che parteciperanno alla kermesse, in particolare Brasile, Burazia, Cile, Indonesia, Serbia, Taiwan e Italia con il gruppo ospitante città di Castrovillari. Una manifestazione, come ha sottolineato in conferenza stampa il patron Antonio Notaro, che quest'anno avrà da scenario anche la Costa degli Dei, grazie a questo ponte culturale che è nato con la città di Tropea e con quella di Melissa, impressionati lo scorso anno dall'organizzazione del festival, tanto da volerlo a Tropea il 18 e il 19 agosto e a Melissa il 21 di agosto. Alla presentazione della 29ª estate internazionale del folklore del Parco del Pollino erano presenti il consigliere regionale Gianluca Gallo, l'assessore provinciale di Cosenza Leonardo Trento, la coreografa e danzatrice Tilde Nocera, il presidente del Parco Nazionale del Pollino Domenico Pappaterra. Ancora una volta ho voluto ribadire la validità di questo evento, l'importanza che ha nel novero dei grandi eventi del territorio del Pollino, soprattutto con questo grande affaccio ormai di natura interregionale. Io credo che in Calabria il folklore trova qui a Castrovillari un suo grande momento di esaltazione. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovate alle previsioni del tempo a cura di cosenzameteo.it. Il passaggio di un sistema frontale perturbato sul nord Italia, legato a un minimo depressionario centrato sul nord della Gran Bretagna, non impedirà all'anticiclone del subtropicale di continuare a garantire a tutto il sud Italia tempo stabile. Il dettaglio sulla Calabria mostra domani cieli ancora generalmente sereni, con possibilità di qualche innocua velatura sui settori tirrenici. Temperature in ulteriore lieve aumento rispetto a mercoledì su versanti ionici e meridionale della Calabria, dove la sensazione d'afa sarà ancora più accentuata. Passiamo quindi ad analizzare lo stato di mari e venti. Domani i mari da quasi calmi o poco mossi diverranno mossi su tutto il Tirreno e sul basso Ionio. Venti che nel corso della giornata tenderanno a spirare da ovest o nord-ovest moderati. Temperature superficiali del Tirreno sempre intorno a 27 gradi, mentre lo Ionio si attesterà a 26 gradi e mezzo. Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come di consueto, al nostro sito www.cosenzameteo.it, dove oltre a previsioni dettagliate località per località potrete consultare articoli, reportage e approfondimenti sempre a sfondo meteorologico a cura della nostra redazione. Vi ringrazio per la cortese attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Ed è tutto, grazie per averci seguito, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Luca Andrioli, noi vi auguriamo un buon proseguimento.